diminuire di peso nel periodo estivo. In questo breve video voglio darti dell'indicazione molto utile perché tu possa già mettere in pratica fin da subito, affinché tu possa mantenere questa diminuzione di peso nel periodo estivo, oppure se sei già diminuita di peso, che tu possa utilizzare queste strategie per il mantenimento del tuo peso corporeo. Ma se ancora non mi conosci, io sono Silvia Santinato e sono considerata in Italia il punto di riferimento per la nutrizione e il benessere della donna premenopausa e menopausa. E da oltre 24 anni con tutto il mio team aiutiamo le donne a raggiungere il corpo dei loro sogni. E oggi voglio parlare di questo argomento molto importante in questa stagione, perché diminuire di peso nel periodo estivo è un po' una medaglia con due facce diverse. Perché da un lato è vero che durante l'estate abbiamo cibi più freschi, cibi più leggeri come frutta, verdura da poter utilizzare, ma dall'altro lato succede che in questa stagione abbiamo più inviti a cena, abbiamo più ricorrenze, abbiamo più momenti conviviali ricchi di aperitivi, e quindi queste due parti di questa medaglia non coincidono. E cosa fare in questo momento? Resto chiusa in casa oppure esco e so come comportarmi? Io sono più del parere di dirci esci e sappi come comportarti in questa situazione. E quindi alla base cos'è che c'è? Numero uno, pertanto la base è sapere come scegliere i tuoi alimenti, utilizzare una corretta alimentazione anche in questi momenti conviviali. Quello che c'è da andare a evitare, che lo sappiamo benissimo, ma si fa tanta fatica, sono tutti gli aperitivi, sono tutti gli stuzzichini, sono tutti snack ricchi di ultra confezionate di tante cose che non aiutano il tuo corpo, non aiutano in questa situazione. Perché ti dico di diminuire anche quello che è l'aperitivo? Perché hai un sacco di zucchero, hai un sacco di coloranti e c'è anche l'alcol, e di conseguenza è questo mix esplosivo che crea molta infiammazione nel tuo organismo. E ora come andare a sostituire questi alimenti? A parte che ho già fatto un video a parte e lo trovi nei video precedenti sul come organizzare un aperitivo più sano, ma quello che puoi fare fin da subito è utilizzare la frutta fresca di stagione, utilizzare delle olive, utilizzare dei pezzetti di grana e andare a lasciare tutto il resto che non serve. Perché ti dico che non serve? Perché ti porta molta più infiammazione, l'infiammazione ti porta molta più cellulite, più ritenzione idrica, e di conseguenza poi arriva quella situazione che non ti piace al tuo corpo e non è solo un numero sulla bilancia, quanto visivamente non ti va bene il tuo corpo, e allo stesso tempo stai creando un'infiammazione molto importante nel tuo organismo. Pertanto è molto importante come tu vai a scegliere questi alimenti quotidianamente oppure quando hai queste ricorrenze. Pertanto via libera a tutto quello che sono i pinsimoni di frutta, via libera alla frutta di stagione, i pinsimoni di verdura, e via libera alle proteine magre, a usare dei grassi sani come ad esempio ti ho detto prima le olive, l'avocado. Sono tutte cose che possono essere utilizzate durante il periodo estivo e quindi aiutare anche la diminuzione di peso, ma anche il mantenimento del tuo peso corporeo. E poi fare il movimento, chiaramente il più possibile il movimento in acqua in questa stagione. Perché? Perché per noi donne c'è tutta la componente del massaggio anche dell'acqua, e di conseguenza ci aiuterà molto a drenare i nostri liquidi, a sfiammare, a sgonfiare le gambe. Pertanto se hai la possibilità di andare in piscina almeno nel fine settimana, o al lago oppure al mare, dipende da quello che tu riesci a fare. Però se riesci a stare in contatto, un movimento in acqua in questa stagione è molto più vantaggioso. Se sei al mare ancora di più, se abiti nelle vicinanze del mare oppure se hai la possibilità di fare una giornata al mare, sicuramente ti gioverà moltissimo. Perché? Perché c'è anche l'influenza dello iodio, che al mattino presto, fare una camminata in acqua al mattino presto e farla dopo le 5 del pomeriggio quando c'è un innalzamento maggiore dello iodio, ecco che andrai a acquisire un benessere maggiore all'interno del tuo organismo. Pertanto sono delle piccole strategie che, in base a come si organizza la tua giornata, la tua settimana,
puoi metterle già da subito in pratica. Un'altra cosa molto molto importante è l'idratazione, idratarti correttamente, soprattutto quando non avverti sete, perché quando avverti la sete vuol dire che il tuo corpo è già in disidratazione. E quindi non è una moda quello di dire bevi 8 bicchieri di acqua al giorno, non è una moda, ma è una vera necessità del nostro organismo. E siccome noi ragioniamo sempre bevo la pelle, i reni, in realtà non è che l'acqua va dove lo dico io, dove lo credo io, ma dove il corpo ritiene necessario di inviare l'acqua. Quell'organo che è più disidratato, il tuo corpo lo sa e lo manda tutta l'acqua dove necessita, e magari rimani con la pelle secca. Tu mi dici bevi? Sì, bevo acqua, ma rimango con la pelle secca. Vuol dire che non stai bevendo a sufficienza e che il tuo corpo sta occupando e spostando l'acqua nei vari distretti dove c'è più necessità. Pertanto è molto molto importante gestire correttamente questa situazione dell'acqua all'interno del nostro corpo. Quarta situazione molto importante e fondamentale per il nostro organismo: dormire a sufficienza. Il sonno è importante per la diminuzione di peso. E tu mi chiederai, ma perché? Cosa c'entra? Perché se non dormi abbastanza, il tuo corpo produrrà più ormone della fame, che può portare poi a un aumento di peso. Quante volte ti succede che ti svegli di notte e cosa fai? Vai ad aprire la credenza. Perché? Perché ti è venuto quel langurino, perché ti è venuto quella fame, oppure prima di andare a letto hai fame. Perché non stai dormendo a sufficienza, magari durante il giorno non hai bevuto correttamente, non sei ben idratata, poi durante la notte non dormi le ore sufficienti e il tuo corpo aumenta questa sensazione. Magari hai la necessità per rilassarti di più di masticare maggiormente ed ecco che si innesca tutto un ciclo vizioso che il tuo corpo poi viene portato all'aumento di peso. Una cosa molto importante, facile da dire ma difficile da mettere in pratica, è la riduzione dello stress. Come ti ho detto prima, è semplice da dirlo, ma sappiamo quanto difficile poi sia nella nostra quotidianità abbassare il livello di stress nella nostra giornata. Non è che bisogna vivere senza stress, perché da che mondo è mondo, da che l'essere umano è stato creato, ha sempre vissuto sotto stress. Se pensiamo ai cacciatori con il rischio di essere cacciati, se pensiamo a tante tante situazioni prima di noi, hanno sempre vissuto sotto stress. Pertanto non è lo stress come lo vivo, ma come lo recupero, come recupero questi momenti di stress che affronto durante la mia giornata. E quindi è molto importante il recupero dello stress, e ci sono molti modi per recuperare lo stress. C'è chi si potrà trovare bene leggendo un libro, c'è chi si potrà trovare bene facendo un pisolino nel pomeriggio, chi facendo attività fisica, chi lavorando nel giardino o nell'orto. Ad esempio, per quanto mi riguarda, l'attività fisica e il lavoro sul giardino scarica molto lo stress, la tensione, le preoccupazioni della giornata. Sicuramente questo è un modo che a me fa molto bene, io mi sono trovata molto bene, ma allo stesso tempo è un qualcosa che regalo alla mia famiglia, perché quando decoro la casa poi con i fiori che ho piantato, quando porto i frutti che ho raccolto dal mio giardino, dico giardino perché non ho un orto, io ho un giardino che è, per me è giardino, orto, tutto insieme, nei vari vasi ho anche dei frutteti, ho anche degli ortaggi, e pertanto è tutto mescolato tra orto e giardino. E quindi il fatto di portare delle fragole raccolte, il fatto di utilizzare le varie erbe aromatiche per arricchire le mie pietanze mi dà anche una soddisfazione. Pertanto è uno scaricare lo stress, ma è avere una soddisfazione di sapere che sto portando alla mia famiglia, a mio figlio, qualcosa che veramente è utile per il suo organismo. E questo va a raddoppiare questa sensazione di benessere all'interno del mio corpo. E la sesta parte molto molto importante per noi è le amicizie.
E voi mi dite cosa c'entrano le amicizie con la diminuzione di peso? C'entrano tantissimo, ragazze, c'entrano tantissimo, perché ogni giorno vi ascolto e ascolto quante siete condizionate dalle amicizie. Se un'amica vi dice: ma voilà, cosa vuoi che sia? Diminuire di peso con tutte le diete che hai già fatto, guarda, oppure lei è magra e ti dice: vieni a mangiare la brioche, accompagnami, ma dai, mangia mezza, perché aiutami a mangiare questa mezza briochina. Me lo raccontate ogni giorno queste situazioni. Quelle non sono vere amiche se non vi aiutano in quello che voi state vivendo. Voi aiutate loro, ma loro vi remano contro su quello che voi volete fare. Volete andare a camminare, magari non hanno mai tempo, poi è chiaro che se ci sono situazioni familiari importanti, non è quello, ma è quando voi chiedete, quando non c'è un dare un avere reciproco e quando non vi capiscono in quello che voi state facendo, oppure che vi abbattono in ogni vostra situazione, in ogni vostro tentativo di benessere, venite giudicate, criticate, abbattute affinché credete di essere voi la causa persa, credete di essere voi quella che non funziona, quella che non va bene. E quindi molta attenzione a chi confidate, a chi date il vostro cuore, perché non sempre è quello che si riceve effettivamente. E quindi sono dei mix di situazioni quotidiane da mettere in pratica, perché l'aumento di peso non è solo cibo. Se fosse solo cibo, ci sono infinità di persone che mangiano correttamente ma aumentano di peso lo stesso. Pertanto la situazione di cortisolo, le preoccupazioni, gli abbinamenti, lo stress, tante situazioni che portano all'aumento di peso. Ora voglio che tu mi lasci il tuo commento qua sotto e che mi racconti se metti in pratica queste situazioni, ma non solo una, se ne metti in pratica più di una e se ti ritrovi in questa situazione, se stai diminuendo di peso e questo lo metti già in pratica, se hai mai tenuto in considerazione il dormire, lo stress, le amicizie per la diminuzione di peso. Aspetto qui sotto il tuo commento e sappi che se vuoi avere maggiori informazioni sui nostri percorsi nutrizionali, i nostri percorsi di benessere per la donna in premenopausa e menopausa, lasciami un commento qui sotto, così potrai essere contattata da un membro del mio team, oppure scrivimi una mail a info@silviasantinato.com in modo che ti posso rispondere già da subito a quello che è la tua esigenza in questo momento. Ti aspetto nel prossimo video e aspetto la tua mail.